Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco, Indostack Epipharma SRL, ultimo aggiornamento, 6 novembre 2021. Cos'è Indostack? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Indostack durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Indostack? Indostack è un farmaco a base del principio attivo indobufene, appartenente alla categoria degli antiaggreganti piastrinici e nello specifico antiaggreganti piastrinici, esclusa l'eparina. È commercializzato in Italia dall'azienda Epipharma SRL. Indostack può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Indostack 200 mg 30 compresse divisibili, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Epipharma SRL, ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica classe. C, principio attivo. Indobufene, gruppo terapeutico. Antiaggreganti piastrinici, forma farmaceutica. Compressa divisibile, indicazioni, indobufene è indicato nella prevenzione dell'occlusione delle arterie coronarie dopo impianti di bypass coronarici. Nel trattamento della claudicazione intermittente dovuta ad arteriopatia ostruttiva periferica. Posologia. La posologia giornaliera è generalmente 400 mg, suddivisa in due somministrazioni da 200 mg ad intervalli di 12 ore. Si raccomanda di prendere una compressa, 200 mg, al mattino e una alla sera rispettivamente dopo la colazione e dopo la cena. Poiché indobufene è eliminato principalmente per via renale, è necessaria una riduzione delle dosi in rapporto al grado di funzionalità renale. In particolare, nei pazienti anziani, oltre i 65 anni, il medico deve decidere attentamente il dosaggio, tenendo presente che la funzionalità renale diminuisce progressivamente con l'età. Si suggerisce il seguente schema. Clearance della creatinina. 80 ml min. 200 mg due volte al giorno. 30, 80 ml min. 100 mg due volte al giorno. 30 ml min. 100 mg al giorno, controindicazioni, ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti, ulcere gastroduodenali, gastriti emorragiche, grave insufficienza epatica e barra renale in soggetti con diatesi emorragiche. Esiste la possibilità di sensibilità crociata con acido acetilsalicilico e altri farmaci antinfiammatori non steroidei. Per questo motivo l'indobufene non deve essere somministrato ai pazienti nei quali questi farmaci hanno indotto sintomi asmatici, rinite o orticaria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego: lesioni pregresse dell'apparato gastroenterico, così come la contemporanea somministrazione di altri farmaci antiaggreganti o analgesici antinfiammatori non steroidei, richiedono molta cautela nell'uso del prodotto. Nell'eventuale comparsa di dispepsia, ad esempio pirosi, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione: indobufene si lega fortemente alle proteine plasmatiche, in competizione con altri farmaci. Per questo motivo si deve effettuare una valutazione periodica dei livelli di glucosio nel sangue nei pazienti diabetici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Indostack durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Indostack durante la gravidanza e l'allattamento? Anche se la sperimentazione nell'animale non ha evidenziato danni fetali, si sconsiglia l'uso del farmaco in gravidanza accertata o presunta e durante l'allattamento. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non sono stati effettuati studi sull'effetto di indobufene sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati: di seguito sono riportati gli effetti indesiderati associati al trattamento con indobufene organizzati secondo la classificazione sistemica organica MEDRA. Non sono disponibili dati sufficienti per stabilire la frequenza dei singoli, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio: non sono stati riportati casi di sovradosaggio accidentale o intenzionale. Il trattamento dei casi di sovradosaggio dovrà essere sintomatico ed adeguato ai sintomi. La diuresi forzata è efficace nell'aumentare la velocità di eliminazione renale. L'emodialisi non è efficace nel rimuovere indobufene dalla circolazione generale.
possibili alterazioni gastrointestinali possono essere trattate con antiacidi, antagonisti H2 e inibitori di pompa protonica. Proprietà farmacodinamiche e categoria farmacoterapeutica. Antiaggreganti piastrinici, indobufene. ATC. B01-ATC10. Ricerche in animali da esperimento, cavia, ratto, coniglio e nell'uomo hanno dimostrato che indobufene non interferisce con i parametri plasmatici dell'emocoagulazione ed il proprietà farmacocinetiche. L'assorbimento dopo somministrazione orale è rapido e completo, pertanto l'indobufene è un farmaco ad elevata biodisponibilità. I picchi plasmatici sono raggiunti dopo circa 2 ore. Il cibo non influenza la, dati preclinici di sicurezza, studi di tossicità acuta, subacuta e cronica in varie specie animali, ratto, cane, coniglio, hanno dimostrato che indobufene è ben tollerato. Non ha effetti teratogeni ed embriotossici e non è, elenco degli eccipienti: lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, carbossimetilamido sodico, tipo A, sodio lauril solfato, magnesio stearato. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di indostacca base di indobufene sono Ibustrin, Indobufene Almus, Indobufene G. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.